La Vastese fa suo il derby contro il Notaresco, decide l'incontro una rete di Alessandro alla sua 13ª marcatura stagionale. Ma andiamo per ordine, i biancorossi che vogliono tornare alla vittoria dopo aver raccolto un punto in due gare scendono in campo con il solito 4-3-3, confermato per la seconda giornata consecutiva. Stivaletta che parte dal primo, solo panchina per Alessandro e Ceccacci per problemi fisici. Al posto di quest'ultimo va in campo Allegra. Nel Notaresco mister Epifani deve fare a meno dell'influenzato Esposito, ex di giornata, come Bruno e Diarra, che invece partono dal primo. I rossoblù vengono dalla vittoria nel recupero infrasettimanale con il Porto d'Ascoli, ma in precedenza erano 4 le sconfitte consecutive. La formazione di D'Addario parte subito bene, al 9° minuto colpo di testa di Scafetta, palla alta sopra la traversa, un minuto dopo ci prova Lonzi che fa tutto bene ma la sua conclusione è debole centrale. Al 22° Sciba lascia la porta sguarnita e per poco la Vastese ne approfitta, l'estremo si salva grazie ad un Monza poco lucido nella circostanza. Al minuto 27 finalmente si vede il Notaresco con una conclusione dalla distanza di Valenti, tutto facile per Di Rienzo che blocca in sicurezza. Al 34° conclusione di Monza, Sciba blocca senza problemi. Al 42° la formazione ospite sfiora il gol del vantaggio in contropiede. Pampano dal limite dell'area lascia partire una conclusione violenta che si stampa sulla traversa anche grazie a una deviazione dell'estremo di casa e questa l'ultima azione del primo tempo. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla ripresa. Ad avvio gara il Notaresco preme forte sull'acceleratore, al primo conclusione di Diarra che non desta grandi preoccupazioni a Di Rienzo. Al 12° rossoblù ancora pericolosi con Valenti, Di Rienzo è piazzato bene e blocca. La Vastese si rivede dalle parti di Sciba al 17° con Ficara, da poco entrato il numero 20 centra il palo con una conclusione dalla distanza, pareggiato il conto dei legni, uno per parte. Al 24° conclusione mancina di Stivaletta, Sciba blocca il tiro debole. Al 33° è Valenti a provarci da fuori, buona la preparazione, conclusione telefonata. Al 43° Alessandro sblocca la gara con un gol da cineteca, il numero 19 con una magia si libera di un avversario e con il mancino la piazza dove Sciba non può arrivare. Il gol merita il replay. Da qui a fine gara non succede altro, la Vastese vince e vola a quota 36 in classifica, scavalcando il Notaresco che si ferma a quota 35 dopo una partita equilibrata che poteva anche finire in parità. Con questo risultato gli aragonesi salgono al quinto posto in classifica. Mister D'Addario, la Vastese torna a vincere, scavalca il Notaresco in classifica, ci avete creduto fino alla fine e una magia di Alessandro vi ha risolto la partita. Ah sì, è una partita intensa con un'ottima squadra dove poi sono gli episodi che cambiano la partita, insomma abbiamo preso due pali entrambi, qualche discreta occasione da entrambe le parti, ma una partita giocata realmente con il Notaresco che è un'ottima squadra. È una Vastese che adesso ha agganciato chiaramente la zona playoff. Ma vedremo un po'. Dobbiamo vivere la giornata, pensare che bisogna lavorare, se abbiamo il piglio del secondo tempo ce la giochiamo con tutti, però bisogna lavorare tanto, i giocatori devono correre, non c'è solamente l'attaccante che sta lì davanti, devono rientrare, dobbiamo dar fastidio alle squadre avversarie, se pensiamo di essere bravi noi moriamo. Mister Epifani, c'è il rammarico per questa sconfitta, una partita che poteva finire anche in parità. Ma grande rammarico per come è andata, per come l'abbiamo giocata. E sono molto dispiaciuto per i ragazzi perché non meritavano di perdere assolutamente oggi. E però quando tu crei tante situazioni offensive e non le concretizzi perché vuoi o non vuoi, o sbagli l'ultimo passaggio, o sbagli la scelta della giocata, e poi arrivi al 90° e puoi prendere gol su una giocata come l'hanno fatta loro. Purtroppo in questo momento ci gira un po' storto questi episodi, perché se andiamo a vedere oggi non meritavamo assolutamente di perdere, ma non lo dico perché per piangere, ma è la verità. La squadra ha fatto una grande gara, ha giocato bene, dobbiamo migliorare i 20 metri, che oggi siamo stati molto egoisti, dobbiamo essere più complici tra giocatori, e se siamo bravi in questo sicuramente andiamo in vantaggio perché abbiamo delle situazioni per farlo. Purtroppo alla fine abbiamo perso e torniamo a casa contro una squadra forte, perché questi sono una squadra forte, però noi oggi abbiamo fatto una grande gara.